Eccoci qua, ciao a tutte e tutti, siamo qui nella nuova puntata di Matrix Dentro di Noi, il format che una volta a settimana ci porta nei meandri d'Italia che cambia e soprattutto ci guida alla ricerca di nuovi o antichi punti di vista, nuove o antiche forme di pensiero. La domanda che ci muove è sempre la stessa, la realtà è veramente quella che percepiamo o i nostri pensieri guidano la nostra percezione in modo superficiale e approssimativo? Oggi ci confronteremo con Melania Bigi e Ilaria Magagna, due facilitatrici di professione, due donne speciali, due mie grandi amiche, nonché le fondatrici di Tara, che più avanti scopriremo che cos'è. Intanto ciao e benvenute. Grazie, ciao. Grazie, grazie Daniel, Ciao. grazie per l'opportunità. Grazie a voi. Appunto, avremo modo durante questa chiacchierata di esplorare i mondi della facilitazione, la vostra attività con Tara, ma prima di tutto, visto che viviamo un momento storico decisamente particolare tra virus, embarghi, diciamo, chiusure in casa, volevo chiedervi come facilitatrici, come donne, come professioniste, come esseri umani, madri, insomma, Madri. mogli, quello che volete, come state vivendo questo momento storico e se per voi è più una crisi o un'opportunità? Prego. Domandona. Parto? Vai. Parto. Penso le due, no? Cioè, sicuramente è un momento critico. Siamo chiuse in casa, noi lavoriamo con i gruppi in persona, quindi tutti i nostri lavori si sono completamente bloccati. Tara è un'organizzazione relativamente giovane, quindi nel momento in cui stavamo partendo, in un momento di sprint iniziale molto energetico, ci vediamo immediatamente tutti i lavori bloccati o quasi chiuse a casa, con le complicazioni che tutti e tutte stiamo vivendo in questo momento. Quindi sicuramente con una parte di emozionale molto forte, ma uno dei nostri sistemi di credenze più forti che affrontiamo come facilitatrici è che dietro ogni crisi, ogni conflitto, ogni momento intenso ci può essere un'opportunità di crescere, di cambiare. Quindi pensiamo che sia molto importante come scegliamo di vivere questo momento. Quindi siamo chiuse in casa, le nostre attività programmate sono saltate, ma da una parte stiamo cercando comunque di continuare a reinventarci in una maniera creativa, trovando nuove soluzioni per facilitare online i gruppi. Dall'altra è un'opportunità per andare dentro. Per noi questo momento del coronavirus ci sta dicendo: giovani, vi dovete fermare, dovete rallentare tutti, tutte, in ogni dovete rallentare e andare dentro. Quindi è un'opportunità per noi, sia come persone, la stiamo prendendo, stiamo scegliendo di vivere questo momento come un'opportunità per esplorarci, sia come individui, che chiederci anche ancora più profondamente Tara dove vuole andare. Quindi il nostro microsistema. Quella che dici. Stavo pensando alla domanda che avevi fatto e pensavo che per me personalmente, quindi poi anche immagino per quello che io porto dentro Tara, non è mai difficile dire se è un'opportunità o è difficile, è entrambe le cose. Perché le opportunità sono difficili, i momenti di trasformazione devono per forza passare da un momento di uscita totale dalle zone di comfort, e quando noi esseri umani usciamo da una zona di comfort, le prime emozioni, i primi sentimenti sono molto spesso la paura, il panico, l'ansia, la fatica, no? La fatica di mollare vecchi schemi, mollare vecchie abitudini. Quindi non so come rispondere, penso che sia entrambe. Lo è a livello personale, lo è a livello di Tara, appunto. Stiamo per partire, siamo tutte gasate, abbiamo fatto tutta una serie di piani, di marketing editoriali, boom, si ferma Tutto tutto. fermo. Ora, tutto fermo. Ora, da qui a dire che questa è un'opportunità, c'è bisogno di una rielaborazione, altrimenti semplicemente usiamo la parola opportunità in maniera un po' superficiale. Cioè, c'è bisogno di un processo per trasformare questo momento di crisi, perché è un momento di crisi, in opportunità. Quindi io credo che la cosa interessante è come viviamo il processo di passaggio e quindi come, e penso che una cosa
che sto vivendo proprio sulla mia pelle, no? Ogni mattina quando mi sveglio sono combattuta tra, oddio, un'altra giornata a casa, come faccio a far passare il tempo? E dall'altra parte, che bello, una giornata a casa, cosa posso scoprire? Ci sono entrambi questi aspetti dentro di me, a volte fanno botte e quindi è più difficile, a volte invece danzano in maniera molto più fluida. E penso che forse una cosa che ci sta insegnando questo momento, questo virus, questo stop, è proprio che non possiamo essere o l'una o l'altra cosa. Siamo un tutt'uno, siamo olisticamente parlando organismi, quindi sia come persone che come aziende, che come organizzazioni, siamo in continua relazione tra un dentro e un fuori, ed entrambe queste cose hanno bisogno di essere nutrite, e nel dentro e nel fuori ci sta l'opportunità, ma ci sta anche la paura del ci sta il cambiamento e la paura del cambiamento, e riconoscere entrambi, secondo me, è il punto di partenza. Sì, avete citato alcune parole chiave, secondo me, di questo periodo: la parola paura, che è una parola ricorrente e su cui poi mi piacerebbe anche approfondire un attimo, perché da giornalista e studioso di media mi sono molto interrogato in questo periodo sul confine tra le necessarie norme che i vari governi stanno imponendo e però uno stato di paura, di terrore anche verso l'altro, no? E ci sono queste forze che si oppongono quasi in questo periodo. Da un lato persone che cantano dalle finestre, solidarietà, eccetera, dall'altro, soprattutto in alcune zone d'Italia, vedi proprio il terrore negli occhi quando incontri qualcuno per strada. Quindi mi piaceva anche più avanti confrontarci un attimo su questa tematica della paura. Un'altra parola che avete citato è tempo libero, che una parola, sono due parole, che è un'altra cosa che mi ha fatto riflettere, nel senso, leggendo tantissime iniziative in questo periodo, no? Dei siti che dicono, per esempio, danno film gratuiti, libri, eccetera, immagino queste persone con decine di ore libere. Io come giornalista in realtà sto lavorando più che mai, però la percezione che ho avuto era che anche voi foste molto impegnati in questo periodo tra facilitazioni online, eccetera, eccetera. E quindi mi chiedevo, ecco, come state passando le giornate? In questo caso non dico la vostra parte più personale, ovviamente, che siete nella vostra privacy, ma intendo come mai vi siete trovate, se ho capito bene, anche un po' inondate di facilitazioni gratuite che state facendo, da quel che capisco, di gruppi, eccetera. Perché lo state facendo? Che tipo di esperienza state vivendo? E come si concilia il lavoro che avete sempre portato avanti basando sul corpo, sulla presenza e facendolo tutto a distanza, insomma. Tanto anche voi, nonostante siate vicinissime di casa, ovviamente anche in questo momento siamo connessi da due, siete connessi da due sedi diverse per tutte queste implicazioni, appunto, quindi immagino che anche il vostro contatto sia venuto meno. E quindi ecco, qualche riflessione su questo. Un Così, domanda facile. sacco di domande ci hai messo dentro. Siamo Erano 15 con la questi. paura, torniamo dopo. Partiamo da Iniziare a capo. tempo Beh, libero, giornate. penso che sia interessante una riflessione su questa cosa che tu dici, è il vostro tempo libero, però non le vostre cose private. E poi penso, cavolo, in questo periodo, mai più che adesso, il lavoro, il tempo libero, la vita quotidiana con il lavoro, la famiglia, gli affetti e le relazioni lavorative sono super Mescolate. fluidamente mescolate. E quindi io non ho figli o figlie, ma Ilaria sì. Quindi magari di questo ne parla lei, no? Però io comunque sono 24 ore su 24 con il mio compagno chiuso in casa, e per me ancora di più in questo momento è necessario dividere, cercare di dividere in maniera chiara il tempo del lavoro dal tempo del non lavoro. E per due come noi, che hanno fatto della propria passione, perché per noi facilitare, chiaro che è il nostro lavoro, ma l'abbiamo scelto come passione, come stile di vita, a volte il nostro rischio è che il lavoro ci inglobi completamente e non ci lasci uno altro spazio per fare altre cose. E io personalmente in questi giorni sto molto riflettendo sul vuoto, non tanto sul tempo libero, ma proprio sul concetto di vuoto fertile.
e di come sia difficile in questo... Ok, siamo tutti a casa. Paradossalmente ci si potrebbe addirittura annoiare, ma è impossibile. È impossibile perché siamo continuamente bombardate e bombardati da input esterni, informazioni, il telefono che suona continuamente, call, Skype, una dietro l'altra. E alla fine arrivo la sera senza la possibilità di uscire, quindi di avere anche uno sfogo fisico all'aria aperta, per molti di noi, e mi sto rendendo conto dell'importanza di creare spazi di vuoto. Vuoto di spengere tutti i devices, come si chiamano, gli apparecchi mobili, internet, e stare nel silenzio. È incredibile le cose che possono emergere dal silenzio. E quindi per me questo è uno dei grandi insegnamenti di questo momento, il valore del silenzio e la lotta che devo fare quotidianamente per avere degli spazi di silenzio. Contro me stessa, tra l'altro, perché sono io che accendo il telefono tutte le ore del giorno e della notte, quindi è un lavoro interiore anche questo, prima di tutto. Sì, per assurdo, stavo riflettendo, no? Stiamo passando a una iperconnessione, cioè siamo da una parte costretti a casa, quindi costretti in una solitudine strana, differente da quello che abbiamo vissuto fino adesso, al di là che uno viva con la propria famiglia, no? Una solitudine sociale. E allo stesso tempo, di punto in bianco, c'è stata un'iperconnessione, un'iperchiamata a connettersi, che da una parte penso sia una reazione forse biologica a uno stop molto forte, quindi la relazione sociale è un bisogno, tanto quanto mangiare per l'uomo, quindi l'uomo nel momento in cui gli è stato negato ha trovato altre strade, in questo caso il web, internet è stata la strada più facile di sentirsi continuamente in connessione, non isolato. Dall'altra ho la sensazione che questa cosa sia ancora di più mettendo in luce alcuni dei meccanismi un po' che non funzionano più. Cioè, fondamentalmente stiamo passando, l'opportunità è lì, è che stiamo vedendo ciò che non funziona più, o ciò che funziona molto male, o ciò che ha funzionato molto male. Quindi l'opportunità è prima di tutto fermarsi a vedere, cioè questo vuoto ci permette di fare come una radiografia personale, collettiva, lavorativa, ok? Se noi, l'opportunità è lì, è di non perdere questa occasione, che appunto è storica, no? È difficilissima, ma è storica. Se io lo faccio da sola è una cosa, se io lo faccio in collettività è tutt'altra cosa. L'impatto che questa presa di coscienza può avere è enorme, okay? Per cui il vuoto di cui parla Melania, di cui personalmente, no, sento di rincorrere, cioè sento di aver bisogno allo stesso tempo di averne paura e allo stesso tempo di avere una pressione talmente forte dall'esterno che a volte non mi permette di fare spazio e fare vuoto. Io penso che sia lì l'opportunità, cioè nello stare con il vuoto, nel permetterci di stare con il vuoto. E quindi io credo che abbiamo una responsabilità anche come facilitatrici, come persone che viaggiano molto facilmente nel web e trovano opportunità, costruiscono possibilità di continuare a farlo da una parte, perché è un modo per rielaborare, ok? E dall'altra abbiamo la responsabilità di non riempire completamente, quotidianamente, ogni secondo le vite degli altri e anche le nostre. Ma ci riuscite con le vostre? A volte sì, a volte no. Stiamo imparando perché anche per noi è una cosa nuova. Cioè, almeno per me sicuro. Io per esempio sto cercando di mettere mi sto dando anche delle pratiche abbastanza rigide in questo periodo. Quindi di svegliarmi comunque tutte le mattine presto, di meditare tutte le mattine, quindi di avere uno spazio, no, di connessione con me, di fare esercizio fisico tutti i giorni in casa, però mi metto lì da sola un'ora e faccio esercizio fisico. E un'altra cosa che
di cui, che mi sto rendendo conto che mi aiuta è fare cose nuove. Quindi, oltre a riprendere dipingere, che è una cosa che ho sempre fatto, ho iniziato a cantare, a prendere lezioni di canto come un qualche cosa per nutrire parti che fino ad oggi non avevo mai dato importanza, no? Però che erano sempre lì, il famoso sogno nel cassetto che aspettavo il giorno buono, e vabbè, questo è un buon giorno per cominciare a fare una cosa completamente nuova. Però non è facile perché appunto facilitare la nostra passione, oltre che il nostro lavoro, ed è un servizio per la comunità. Quindi noi comunque in questo periodo sentiamo il bisogno, come ci sono i medici e gli infermieri che in questo momento si stanno facendo in 2000 pezzetti, noi sentiamo di voler dare il nostro contributo. E quindi stiamo per esempio attivando dando il contributo a degli incontri online dove le persone possono appunto incontrarsi, comunicare e condividere le loro situazioni anche a distanza, piuttosto che Fare del caffè sospeso. sì, caffè sospeso abbiamo con una rete di facilitatrici e facilitatori, abbiamo tutti i giorni dalle 5 alle 7 è uno spazio su Zoom, c'è un link dove chiunque può entrare e le persone vengono divise in dei cerchi, in delle stanze facilitati. Dove ci si può, come andare al bar, incontrare delle persone, solo che queste persone vengono da tutta Italia e sono le persone più diverse. Fantastico. Io sto riflettendo moltissimo su questo tema del tempo, del vuoto, in questi giorni, perché appunto quando è iniziata la quarantena, io ero, diciamo, molto spaventato da un lato perché sono allergico alle restrizioni, anche se non sto contestando il senso, ma comunque l'idea che qualcuno mi dica che devo uscire o meno in casa, già è una cosa che per la mia indole è stata dura. E poi pensavo, ma chissà cosa farò. In realtà mi sono accorto che le mie giornate sono state più piene del solito. Arrivavo la sera distrutto, di 100.000 chiamate, telefonate. E mi ha messo un po' l'ansia questa cosa. Cioè, mi sono detto, ma in genere mi racconto che non ho mai tempo perché devo girare. Il mio lavoro, chi segue Italecambia lo sa, è molto andare in giro sui territori e tutto. Ora non posso andare in giro, eppure sono comunque sempre pieno, altro che vuoto. Esatto. E mi sono interrogato, sia a livello personale, ma mi è tornata anche in mente una riflessione che spesso faccio sul nostro mondo. Cioè, io ho l'idea che il motivo per cui tutti, dico nel mondo moderno, occidentale, mediamente opulento, no? Perché poi ci consideriamo poveri, ma siamo tutti più o meno ricchi rispetto allo stato dell'umanità storico. Mi sono chiesto spesso se questa cosa di cercare costantemente lavoro, 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 sia più che per la parte economica, veramente per riempire il vuoto e per sfuggire alle domande, no? Perché quando uno si ferma, mi ricordo all'università facevo questa cosa, studiavo tantissimo, facevo un esame, andava bene, e il giorno dopo ero depresso. Diceva, perché sei depresso? Finalmente sei libero, hai fatto l'esame. Da un lato c'era il calo di adrenalina, dall'altro un po' come se ti rendessi conto, dici, vabbè, sì, quindi ho fatto un esame, mi sono laureato, ho ottenuto un risultato, e quindi questa cosa di come anche tantissime realtà si siano impegnate a invitare le persone a guardare telefilm, che io adoro e macino, quindi non sto criticando, via. O documentari o film, e però è un modo anche lì di non permettersi mai questo vuoto, e c'è questa, secondo me, opposizione tra la solitudine forzata, che è tremenda, immagino gli anziani soli in questo periodo, o persone che rimangono improvvisamente chiuse in casa da sole, senza neanche un partner, o magari chiuse con un partner che non amano, che sono ovviamente condizioni terribili, e questo ovviamente è spaventoso. Però allo stesso tempo c'è anche per tutti gli altri forse la non capacità di approfittare della solitudine nel senso più nobile del termine, cioè di prendere questo tempo per se stessi. E secondo me qui c'è veramente un grande tema del nostro tempo, a proposito, nel senso come cercare di non arrivare a 70 anni, che hai corso tutta la vita e finalmente sarai in pensione, poi ti trovi lì che non lavori, dici cosa faccio ora che non lavoro perché non sono niente. Vabbè, scusate, sono partito No, 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 siamo totalmente allineati. con una filippica, E tra l'altro, guarda, voglio aggiungermi alla filippica, perché secondo me questo discorso che tu stai facendo
ed è connesso al nostro scopo evolutivo come Tara, questo fermarsi, questo bisogno di fermarsi e stare nel vuoto è un qualche cosa che adesso abbiamo bisogno di fare sia a livello personale che nelle nostre organizzazioni. Noi pensiamo che questa sia veramente un'opportunità, appunto, da una parte forzata, ma dall'altra possiamo cogliere l'opportunità che c'è dietro questo momento per dire dove stiamo andando davvero, dove vogliamo andare, quali sono i valori profondi che ci guidano, perché voglio lavorare, perché voglio investire tanto del tempo della mia vita a fare una cosa, è davvero soltanto per i soldi? È davvero soltanto per arrivare a fine mese? O c'è qualcos'altro? Ecco, secondo noi quel qualcos'altro adesso è il momento di andare proprio a prenderlo e farlo fiorire. Sì, se dovessimo forse dirlo con una parola, io credo che quello che stiamo vivendo è una crisi di senso e quindi l'opportunità collegata è un'opportunità di senso. Cioè è il senso, la parola probabilmente che ci può accompagnare come un fare in questo momento, no? Ai differenti livelli, personale, intimo, familiare, organizzativo, collettivo, quindi veramente dove vogliamo andare. Se abbiamo imparato dove non vogliamo stare, quindi la prima domanda è dove non vogliamo più stare, non possiamo rispondere a dove vogliamo andare se prima non ci fermiamo e ritornando a prima e viviamo la difficoltà di questo fermarsi, cioè la difficoltà di stare da soli, di non avere niente da fare, eccetera. Eh sì. Ultima cosa su questo, poi torniamo ad altri temi. Secondo voi, a proposito, a te, Ilaria, che anche prima avevi citato, me l'ho segnato mentre tu parlavi nell'intervento precedente, anche l'idea del cambiamento positivo, eccetera. No, è una cosa che ovviamente molti stanno auspicando, anche a livello ambientale, perché in questo momento tutto si è fermato e quindi l'ambiente, che sembra una cosa esterna da noi, ma poi ovviamente... Se ci estinguiamo non avremo neanche più il coronavirus, però insomma forse non è quella la soluzione, no? Quindi in questo momento l'aria sta respirando, gli oceani sono più contenti, i delfini danzano nei nostri porti, gli animali riprendono possesso delle città, no? Quindi sembrano anche elementi positivi. Secondo voi davvero, al di là dei begli auspici che si fanno sempre in questi giorni, potrà rimanere qualcosa di positivo fra 1, 2, 3 mesi, quando questo tempo passerà? O, senza voler essere cinici, però è probabile che non sia questo a poter innestare dei cambiamenti perché è stato appunto imposto? Cioè, che sensazione state avendo, anche con tutti i gruppi che incontrate? Che sia davvero un momento di crescita o che sia, non sia questa la chiave, cioè non sia questa il momento, la trasformazione? Oh, mamma mia, che domanda! Percezione personale, ovviamente, nessuno di noi può... Cioè, non è che vi chiedo di... Sì, allora... Così, percezione personalissima vostra. Il bisogno di credere e di avere fede è quello che... Questo è quello che ci voleva. No? Un'imposizione, ma nemmeno politica, per me è un'imposizione biologica, naturale, prima che politica, quindi chiudersi in casa è un effetto, ma... magari non ci saremmo chiusi in casa, ma sarebbe successo altro. È il momento, con la M maiuscola, no? Non siamo... L'altro giorno riflettevo che abbiamo passato una cosa simile con la crisi finanziaria, ma non è stato sufficiente, perché quello che ha toccato la crisi finanziaria erano i soldi. E i soldi, nonostante pensiamo che siano il senso spesso di quello che viviamo e quello che facciamo, in realtà si sono dimostrati una parte delle nostre vite. Quindi la crisi finanziaria ha prodotto dei cambiamenti, ma probabilmente molto superficiali, perché i soldi stanno sulla superficie delle nostre vite. Qui, per me, il cambiamento è molto più probabile, poi non ho la bacchetta magica, non posso dire se saremo talmente evoluti come specie umana da fare un salto. Però ho più fiducia perché questa crisi non ha toccato i soldi. Ha toccato qualcosa di molto più profondo, che è la salute. E la salute è collegato al senso dell'esistere, cioè alla vita, alla morte, al senso di stare in questo mondo e del perché ci stiamo. Quindi
Rispetto a questo, il mio pensiero è che probabilmente toccando delle corde così profonde è più difficile che non si abbiano dei processi di consapevolezza. Poi è chiaro che la consapevolezza non avviene mai in maniera totalizzante per tutti e in maniera uguale per tutti, no? Ognuno ha il suo processo. C'è chi lo comincerà e avrà bisogno di anni per camminarlo, c'è chi già l'aveva cominciato e questo è semplicemente un acceleratore, c'è chi non ci aveva mai pensato e però si guarderà intorno e, come dire, a livello sistemico, se intorno a te il sistema comincia a farsi delle domande, comincia a fare dei passi, anche traballanti in una direzione, tu a un certo punto o rimani lì da solo oppure ne vieni comunque, vieni trascinato da questa cosa. Però Posso non lo dire una... so. Mi è venuta in mente una cosa super naif, la dico. Vai. Si dice che ci vogliono 40 giorni per cambiare un pattern, cioè uno schema a livello neurologico. Quindi fare la stessa cosa, tipo bere l'acqua e il limone la mattina a colazione per 40 giorni, poi dopo si integra questa nuova informazione e viene più naturale farla. Ma noi siamo in quarantena, in tempo di quaresima. Chiusi sicuramente per più di 40 giorni e dentro quattro mura, io sono convinta che ci sarà un cambiamento. Cioè, voglio essere convinta che ci sarà, per pur piccolo, ma ci saranno degli schemi che cambieranno a tanti livelli. Allora, veniamo un po' più, diciamo, al vostro pane quotidiano, anche se in realtà tutte queste tematiche si Sì, intrecciano esatto. con quello che poi voi fate, per questo che ho voluto iniziare con voi questo ciclo di incontri. Ma diciamo una domanda più classica, più ufficiale. Che cos'è sta facilitazione? No, perché magari chi ci segue non è detto che abbia, che conosca, molti io spesso, come sapete, la cito ovunque, ma ancora tanta gente non l'ha sentita nominare, è una parola che uno intuisce, però che cos'è questa facilitazione e perché è importante secondo voi in questo momento storico, e non dico ora solo in questa quarantena, ma se volete anche in questa quarantena, ma più in generale in questo momento? Però introduciamola quindi, sono due le Vai. domande, che cos'è e perché è importante? Beh, che cos'è Ilaria. potremmo chiederlo anche a te, visto che la usi No, da anni. povero, se Però no di... preferisco che lo diciate voi, che le più... Titolate, quantomeno. Allora, la facilitazione, io, la facilitazione sono una serie di strumenti, e quindi sono un'attitudine fondamentalmente, è un'attitudine di lavoro con i team, è un'attitudine di lavoro con le persone, con i gruppi, con le organizzazioni. E la facilitazione scardina un po' degli, appunto, ritornando a quello che dicevamo prima, no? Gli schemi vecchi che dobbiamo lasciare andare, schemi nuovi che dobbiamo imparare a integrare. La facilitazione rispetto al lavoro con i team scardina degli schemi che fino adesso probabilmente hanno accompagnato molte delle organizzazioni di cui abbiamo fatto esperienza e che esistono nel mondo e che hanno a che fare con fondamentalmente una gestione del potere piramidale, una gestione delle decisioni, dei momenti di incontro in cui alcuni parlano, alcuni partecipano, alcuni prendono decisioni, alcuni sanno dove andiamo, il resto delle persone non si sa bene se lo sanno, se sono consapevoli, se sanno quello che stanno facendo e questo ovviamente a lungo andare in un'organizzazione crea dei momenti di stop, crea dei momenti di crisi, crea dei momenti di conflitto, crea dei momenti di stallo che spesso le organizzazioni si chiedono: ma perché? Perché il nostro prodotto va bene, vendiamo, e però sentiamo che c'è qualcosa che non funziona. Fondamentalmente è lì il motivo, fondamentalmente è che le persone che sono all'interno dell'organizzazione non si sentono appartenere, non si sentono appartenere per differenti motivi, non c'è un solo motivo per cui io non mi sento appartenere. E quindi nel momento in cui io vado all'organizzazione per lavorare o per dare il mio contributo, ne do una minima parte. Non do tutto quello che posso dare e quindi non contribuisco né alla mia crescita personale, perché se io vado sempre col freno a mano tirato, sia al lavoro che nella vita, che nelle relazioni,
non cresco, non sono felice, non... mi sentite? Perché vi vedo freeze. Tu ti sei frizzata. Ah, io mi sono frizzata, scusa, la tecnologia, vabbè. Quindi se io vado sempre col freno a mano tirato, sia nelle relazioni, nella vita privata che nel lavoro, e non do il meglio di me, il massimo di me, innanzitutto non sto bene con me stesso. E poi non faccio bene all'organizzazione di cui faccio parte, al team di cui faccio parte. E viceversa, se io come organizzazione costruisco degli spazi e degli ambienti in cui le persone possano semplicemente dare l'1 o il 2%, non crescerò nemmeno come organizzazione, come organismo. E quindi voi cosa fate per aiutare, cioè in che modo si può invertire questo processo? Guarda, noi spesso parliamo dell'organizzazione come usando la metafora del corpo umano. Fino a qualche tempo fa utilizzavamo la metafora della macchina, no? E quindi come una macchina in cui quando c'è qualcosa che non funziona sostituisci un pezzo. Per noi le organizzazioni, che siano appunto del terzo settore, nel sociale o delle imprese, sono dei sistemi viventi che a volte succede che hanno qualche cosa che si ammala, che non funziona e noi andiamo a cercare insieme al gruppo con cui lavoriamo dove sono questi blocchi, cos'è la parte che non funziona, che è malata, che crea stalli, blocchi e andiamo a lavorare insieme al team stesso su quel punto. Perché la nostra convinzione è che noi che siamo facilitatrici esterne, non possiamo sapere che cosa è meglio per il gruppo. È il gruppo stesso che ha la sua stessa medicina, quindi con un approccio anche molto orientale in questo e olistico rispetto alla facilitare i momenti di blocco di una situazione. Quindi quando arriviamo con un gruppo, non abbiamo, noi diciamo sempre, non abbiamo la bacchetta magica, non è che arriviamo tin, e in una giornata riusciamo a risolvere le criticità, ma siamo convinte che ci fermiamo, ci prendiamo un tempo per analizzare insieme dove sono i punti di forza, i punti di debolezza e li andiamo ad esplorare con diverse tecniche e con diverse metodologie che cambiano di volta in volta perché non c'è un rimedio. Perché cambiano i gruppi e le Ah, persone, certo, perché non, quindi la come la persona medicina. Non sì. c'è la medicina che va bene per tutte le persone. Ogni persona, e anche in momenti specifici, differenti della vita di una persona, così lo stesso per i gruppi. Sì, se posso aggiungere, la facilitazione lavora con quello che c'è, quindi lavora con le persone che sono all'interno di quel team e con la loro capacità di trovare soluzioni. Una soluzione che viene da fuori può essere in quel momento lì favolosa, cioè è arrivata la soluzione che aspettavamo, ma non è quasi mai sostenibile sul lungo periodo, perché non mi insegna niente. Ok? Non mi insegna niente di me e delle capacità che ho di risolvere un problema, di affrontare una sfida come persona e come team. Invece la facilitazione crea spazi perché tutte le persone possano contribuire a trovare la soluzione del gruppo, di quel gruppo lì, che non sarà mai la stessa di un altro gruppo, anche se il problema può essere simile. In quel caso sviluppa la famosa intelligenza collettiva. Esatto, a me quello che ha spesso colpito anche dagli inizi, no? Sono ormai parecchi anni che, come ricordavi tu, Ilaria, conosco e in qualche modo cerchiamo di praticare sia internamente dalle cambia che nelle nostre vite, nei progetti, anche il mio progetto personale con altre persone al topi e così via, queste tecniche, è come siano cose apparentemente quasi banali, no? Quando le utilizzi. Ci sono anche cose più complesse, ma a volte veramente anche solo dal bastone della parola al qualcuno che verbalizza, piuttosto ho visto anche l'articolo che avete pubblicato in questi giorni su Italia che cambia con dei consigli per le riunioni, ad esempio, che se li leggi dici, beh sì, certo, però in pratica non viene fatto, no? E che poi l'idea degli strumenti è quello che ha ispirato anche la transizione, no? Il Transition Town, che dicevano non ci sono soluzioni uguali per tutti, ma appunto creiamo un manuale degli strumenti che le persone possano utilizzare per
per attivare i processi di cambiamento. E secondo me questo, io che come ben sapete parlo sempre bene dell'Italia, è una cosa che in Italia è un po' un limite invece del nostro paese, nel senso che noi abbiamo questa meravigliosa creatività, questa meravigliosa capacità di inventare, ma siamo spesso allergici agli strumenti. A me faceva ridere quando andavo nei primi gruppi di transizione che dicevano voglio fare una transition town, ma non voglio usare gli strumenti, è tutto basato sugli strumenti, no? Quindi, cioè, quella è una cosa che avevano fatto in quel momento, poi negli anni si è evoluta la cosa, ma c'era un manuale, no, non lo leggo il manuale. E quindi mi chiedo, cioè, a volte mi colpisce come veramente delle semplicissime tecniche, no? Anche il World Café o usare il frigo, cioè, possano cambiare tantissimo la vita di un'organizzazione, di un gruppo, anche di una famiglia addirittura. Ci sono poi... Ho degli amici che hanno usato la facilitazione per scrivere la costituzione della propria famiglia. Un bambino ha richiesto ai genitori questa cosa. Volevo chiedervi se anche voi lo percepite così, cioè se è una mia interpretazione o se anche secondo voi sono di per sé cose molto semplici. Ripeto, ci sono alcune tecniche più complesse, però di base. E se secondo voi è anche vero che in Italia c'è un po' più di allergia a questa cosa oppure no? Nando, tu? Vai, vai, poi aggiungo. No, stavo pensando a questa cosa, in effetti è così, no? Quando spesso facciamo formazione sulla facilitazione, sugli strumenti della facilitazione, spesso le persone mi dicono, no, ma si pensa, no, alla gestione, noi spesso diciamo, questi strumenti sono degli strumenti di gestione creativa dei conflitti, ma strumenti molto semplici, molto banali quando li vedi, come iniziare una riunione con un check-in, cioè cos'è il check-in? 2 minuti, 5 minuti, quindi non è che tutta la riunione Cos'è il deve check-in? essere. Diciamolo perché. Il check-in è un momento in cui si checka come si sta, fondamentalmente, con vari modi più o meno creativi, però fondamentalmente è un giro prima di entrare nel vivo della riunione, di parola di tutti, in cui dicono come arrivano alla riunione, come stanno. È una cosa molto banale, molto semplice, che crea connessione umana. Okay, tra le persone, prima che professionale, quindi supporta poi la presa di decisioni professionali, chiaramente, e tutto quello che dobbiamo discutere durante la riunione. Uno strumento semplicissimo, facilissimo, che molti gruppi, che poi organizzazioni che mettono in atto ci dicono: ah, fantastico, ci ha cambiato il clima delle nostre riunioni, no? Il clima di come stiamo insieme. Ora vado al lavoro, mi sento più soddisfatto, più visto. Una cosa, ma quello è uno strumento alla fine di gestione dei conflitti. Si pensa sempre che la gestione dei conflitti sia una roba di anni e anni di psicoterapia Che difficilissima, anche, non è. e anche, per carità, però si pensa sempre che si debba, sai, in realtà sono strumenti che appunto, se messi in pratica, se abbiamo il coraggio di mettere in pratica, perché a volte magari ci sentiamo stupidi a dire come siamo all'inizio di una riunione, perché non siamo abituati. Okay. Ci sentiamo vulnerabili a portare una parte di noi all'inizio di una riunione, a dire oggi mi sento un po' strano perché ho litigato con il mio compagno. Perché non siamo abituati, perché non c'è una cultura che ci ha abituato a quello, organizzativa, aziendale, ma già, voglio dire, dalla A scuola. scuola. Okay? Quindi è solo una questione di che semplicemente sono strumenti, perché è difficile integrarli? Perché ci chiedono di uscire. Seppur con piccoli passi, non sono, come dici tu, non sono strumenti, appunto ti chiedo di fare 10 anni di psicoterapia per gestire il conflitto con i tuoi colleghi, sono strumenti che seppur ti chiedono di fare dei piccoli passi, ti chiedono di farli fuori dalla tua famosa zona di comfort, cioè da quella zona dove noi stiamo al sicuro. E stiamo al sicuro perché siamo abituati, non perché veramente ci tengono al sicuro quelle zone. Certo. Quindi, Tra l'altro, a volte, per esempio qua, anche sia per le aziende che magari fanno dei meeting con altre filiali, sia per gruppi, corsi, eccetera, una delle cose anche che mi sembra veramente semplicissima, ma che cambia tanto il rapporto, è banalmente il mettersi il nome, no, sulla maglia. Che anche quella sembra una sciocchezza, ma io tantissime volte vado a degli eventi non facilitati e non so un nome dopo 3 giorni e chiedo in giro, ma tu sai come si chiama quello? No, non, addirittura... Faccio un corso che prevede 11 weekend, sono al nono weekend e non so i nomi dei miei compagni, perché poi uno si vergogna a richiederlo e non sapere il nome spesso, anche simbolicamente, tiene una distanza, no? Quello riccio, quello col cane, quello...
Oppure l'altra cosa che secondo me è utilissima ed è semplicissima è tecniche per far parlare tutti, perché non solo c'hai o c'hai l'egocentrico che parla solo lui e sfinisce tutti, oppure il timido che non si esprime mai, no? Quindi veramente lo dico per chi ci segue soprattutto. Sono grazie cose veramente... che dici cose così pratiche e così. No, serve anche quello, non è che non serve quello che state dicendo voi, però voglio dire, a me quello che colpisce è che anche cose così semplici hanno un effetto. Poi ci sono, sì, ovviamente, ripeto, io ho anche toccate con mano cose molto più approfondite, però già l'ABC può cambiare tanto. Sì. Ma infatti, guarda, proprio su questo io vorrei dire una cosa. Cioè, per me c'è bisogno di diffondere una cultura della facilitazione. Cioè, ci sono tantissimi strumenti, e sono quelli di cui stiamo parlando, che sono veramente molto semplici, che tutti possono applicare, indipendentemente dalla facilitazione esterna. Quindi, appunto, il check-in non è che dobbiamo avere una persona esterna che ci fa dire come stiamo, è semplicemente inserire una nuova routine nelle riunioni. La facilitazione non è solo questo, perché questo, diciamo che se vediamo un sistema a diversi livelli, che vanno da quelli più semplici, visibili, misurabili, no? Che noi chiamiamo realtà del consenso, attraverso uno dei nostri approcci che è il process work, arte del processo. Quindi la realtà del consenso, appunto, il frigorifero, mettersi il nome, sono cose, il check-in, cose molto semplici, pratiche, che aiutano a energizzare, a far sì che le persone interagiscano. Poi ci sono dei livelli più non visibili, quindi legati al mondo delle relazioni, delle dinamiche di potere, come le persone interagiscono all'interno di un sistema. E poi ancora più in profondità, se lo vediamo come un elemento a livelli uno sopra l'altro, c'è il livello dell'essenza, perché spesso con le organizzazioni è importante lavorare sulla visione, cioè sul perché profondo un sistema esiste. Perché esiste Tara? Qual è lo scopo evolutivo? Qual è il surplus che noi portiamo nel mondo? Perché ci sono così tante cose oggi che è fondamentale connettersi con questa spinta. Mel, me l'hai anticipata, quindi a questo punto la chiedo. Perché esiste Tara? Chiedo a voi, questa non la posso dire. Certo, non la puoi dire te. No. E cos'è? Non diamolo per scontato. Cos'è? È un... Noi ancora non siamo costituite come una società o una cooperativa, no? L'aspetto giuridico, diciamo. Siamo voi due prima un servizio. Come? Siete voi due intanto, prima di tutto. Intanto siamo noi due in espansione. Quindi noi due siamo le socie fondatrici. E abbiamo un passato comune, perché prima lavoravamo dentro Comunitazione, che è un'altra organizzazione che si occupa più di processi partecipati e quindi di community building, quindi come di empowerment delle comunità. A un certo punto ci siamo interrogate su quello che era il nostro impatto come facilitatrici, abbiamo sentito un bisogno nostro evolutivo e abbiamo deciso di far nascere questa nuova, come si dice, consultora, impresa, consulenza, per offrire tutti gli strumenti. Si dice agenzia di consulenza. Agenzia di consulenza, vedi. Per offrire questi servizi di facilitazione, né più nel mondo impresa. Ora, e qui dico una cosa che ci piace spesso ripetere. Noi ci siamo prefissate in questo momento, perché poi è tutto sempre in evoluzione, in cambiamento, quindi non si sa mai, però di supportare la trasformazione, facilitare la trasformazione delle imprese e delle persone, quindi che stanno dentro le imprese,
verso la loro migliore versione di sé, che, non, per, che ovviamente dipende da, dallo stadio in cui l'impresa è sempre differente. E vediamo una funzione molto importante della facilitazione adesso, e che è di far dialogare due mondi che fino ad oggi si sono un po' guardati così storti, che sono da una parte il mondo dell'impresa e dall'altra il terzo settore, che pensiamo che sia giunto il momento che questi due mondi dialoghino e si integrino, e che quindi il mondo impresa possa prendere dal mondo del sociale e del terzo settore un'attitudine all'attenzione, alla cura, all'essere umano, alle relazioni, mentre il mondo del terzo settore, che ha dei problemi di sopravvivenza molto forti, ha bisogno di un po' più di chiarezza e struttura. Quindi vogliamo cercare di integrare queste diverse attitudini attraverso la facilitazione. Sì, se posso aggiungere, quello, il nostro grande sogno è proprio quello di, no, di supportare la trasformazione e l'evoluzione del mondo impresa, ma delle organizzazioni in generale, verso non solo la migliore versione di sé, ma la migliore versione per il mondo. Cioè, noi abbiamo sempre questa relazione, quindi contribuire a una trasformazione che mi sembra che in questo momento il mondo stesso ci stia chiedendo, ok? Per trovare nuovi modi di lavorare, nuovi modi di stare al lavoro, che non semplicemente pensino al profitto e pensino a ciò che fa stare bene dentro, quindi l'impresa, l'organizzazione, ma pensino anzitutto a ciò che fa stare bene a chi lavora dentro, quindi è chi lavora dentro che nutre poi il senso stesso dell'esistenza e del procedere dei processi di un'organizzazione, ok? A volte ce ne dimentichiamo. E soprattutto, e quindi, di lavorare per far stare bene anche tutte le relazioni che quell'impresa, quell'organizzazione ha con il fuori, con il mondo, in un approccio che integri i diversi livelli, in modo che veramente la trasformazione delle imprese, delle organizzazioni possa essere uno dei pezzetti fondamentali della trasformazione umana e collettiva che in questo momento ci viene richiesta molto forte. Ma ecco, io quando immagino, cioè immaginando la facilitazione come qualcosa che porta a uscire dalla zona di comfort, affrontare i conflitti, scoprire il movimento corporeo, le mappe spaziali, disegnare, no? Cose che sempre per fare la solita battuta si dice un po' roba da fricchettoni, ma gli imprenditori, i manager, i giacca e cravatta, almeno nel mio immaginario, insomma, come reagiscono a queste cose? Cioè, ne hanno voglia, vi accolgono subito bene o dovete superare delle resistenze? Visto che prima vi occupavate anche di più appunto di gruppi, diciamo, alternativi, scusate il termine abusatissimo, ma per capirci adesso, è più difficile, più semplice? Che tipo di reazioni ci sono in questi mondi? Io penso che la resistenza al cambiamento ci sia ovunque. Cioè, la resistenza, ma perché è proprio insita della natura umana, quindi la resistenza c'è. Tutto sta nel trovare la leva, cioè la porta d'ingresso che permette di rilassare le persone con cui lavorare, e quindi poi quando abbiamo la fiducia e dall'altra parte c'è un impegno a voler cambiare, i giochi sono fatti. In realtà oggi le imprese stanno cercando tantissimo la formazione di tipo esperienziale, il gioco, le cose più alternative, perché si rendono conto che la formazione frontale, vecchio stile, non la vuole più nessuno, abbiamo capito. Ha funzionato forse per un periodo, adesso... Non dà più risposte, è quello. Come da? Non dà più risposte. Non dà più risposte, sì, certo. Voi come mai avete deciso di lavorare con Cetara? Adesso lavora principalmente con le aziende. Come mai questa scelta? Perché ritenete che ci sia un particolare bisogno, necessità? Cioè, perché proprio ora e proprio con le aziende? Vado? Dai!
ci siamo interrogate a un certo punto dove sentivamo che il nostro lavoro avrebbe avuto un maggiore impatto. Quindi abbiamo un'urgenza trasformativa a livello sociale. Siamo in fin dei conti due rivoluzionarie che vogliono cambiare. Guarda, hai visto? Dico rivoluzionaria, sono diventata gialla, avete notato? Esatto, ah, di nuovo l'illuminazione, va? E adesso sono tornata. Non è la censura. Non so che cosa sia. Però probabilmente c'è parte di questo, no? Del nostro desiderio di voler portare il maggiore impatto possibile nel minor tempo possibile. Ovviamente siamo esseri umani le nostre energie sono limitate, per fortuna, e abbiamo pensato che se riusciamo a entrare con i nostri strumenti in determinati ambienti, questi avranno un impatto poi a cascata. Quindi se noi lavoriamo bene in un certo tipo di imprese, le persone che ci lavorano poi a cascata andrà a finire nelle loro case, quindi neanche nelle loro relazioni personali, nel territorio di cui fanno parte. Se un'impresa è più consapevole dell'impatto che ha sul proprio territorio, questo ha un impatto anche sull'ambiente e quindi anche sulla parte più legata all'ecologia, ecco. E abbiamo forse la Sì, non solo, è che noi passiamo la nostra maggior parte del tempo al lavoro come esseri umani. E quindi se noi, ma non solo noi, se immaginiamo, costruiamo modelli nuovi di lavoro, di stare al lavoro in cui le persone possano crescere, essere soddisfatte, essere felici, dare il loro contributo, sentire che quello che sono ha un senso all'interno, che quello che fanno ha un senso più grande. Questo produce un cambiamento impressionante, ma non solo a livello dell'organizzazione, cioè produce, appunto, come diceva Melania, a livello sistemico un cambiamento potente, perché se sempre più persone vanno al lavoro e al lavoro stanno bene, ok, possono dare il meglio di sé, e tornano a casa e quel meglio di sé lo danno, quel benessere lo riversano nelle loro famiglie, coi loro figli, nelle associazioni di cui fanno parte, nel volontariato che fanno. Questo veramente a cascata ha un potere incredibile di trasformazione collettiva. Chiarissimo. Allora, abbiamo detto della facilitazione un po' di cose, abbiamo detto che serve a risolvere, affrontare conflitti, che aiuta i processi organizzativi di un'azienda, che fa star meglio le persone. C'è un aspetto che mi piacerebbe, insomma, almeno che uno degli aspetti che a me affascina molto della facilitazione, anche del vostro lavoro in particolare, è l'aiuto nel progettare, no? Nello sviluppare, sia nello sviluppare una nuova azienda, una startup, un qualcosa, ma anche nello sviluppare un nuovo filone o nel riorganizzarsi. Volete dire qualche parola su questo elemento che finora non è emerso, ma che mi sembra personalmente importantissimo? Beh, diciamo, noi abbiamo parlato fino adesso di trasformazione, evoluzione e cambiamento. Qualsiasi cambiamento porta con sé fondamentalmente una riorganizzazione, quindi un ripensamento delle dinamiche interne, quindi delle dinamiche di governance, ma anche di relazioni con l'esterno, quindi progetti diversi, partnership diverse. Quindi chiaramente nel momento in cui noi accompagniamo in una trasformazione, accompagniamo anche in una ridefinizione o in una nuova definizione di sé e di senso. Per cui allora dico, in questo date un grande aiuto, no? Nel progettare, cioè, perché anche questo sembra scontato, ma spesso le persone lo fanno in modo disordinato. Io lo so perché lo fate anche con noi, no? Ci aiutate a riprogettare nuovi filoni, nuovi sviluppi. Qualcosa che vi viene chiesto, cioè, oppure una cosa che eventualmente proponete voi? Come va? Sì, anche lì è difficile, perché noi difficilmente proponiamo qualcosa a priori, cioè lavorando con un gruppo, andando a vedere dove sono, anche lì, il famoso lavoro a cascata, cercare di capire qual è il primo lavoro fondamentale da fare con un gruppo, perché poi a cascata possa avere un impatto anche sulle altre parti dell'organizzazione. Quindi la coprogettazione
e il lavoro sulla struttura, sull'organigramma, è una delle parti che noi spesso individuiamo perché andando a chiarificare la struttura, i ruoli, le funzioni, subito il sistema si rilassa. Molto spesso in tante delle organizzazioni, soprattutto quelle che hanno un influsso sociale importante, quindi lì spesso c'è poca chiarezza su come si strutturano al loro interno. Quindi c'è molta sovrapposizione di ruoli e quindi un grande dispendio di energia. Quindi andando poi a coprogettare, perché poi questo sempre noi facciamo, noi mai da fuori imponiamo la struttura ideale. Quando lavoriamo nella coprogettazione della struttura, della governance, quindi della struttura anche decisionale, lo facciamo insieme ai team affinché loro definiscano la loro struttura migliore, che Chiaro, non è, chiaro. che magari non lo è per un altro Specifica. gruppo. Senti, voi siete una Melania toscana, Ilaria veneta, vivete in questo momento a Ceglie, in Puglia, ma prima del Covid lavoravate costantemente in giro in tutta Italia. Pensate di continuare a farlo? E questa esperienza che state facendo di lavoro online, secondo voi, realisticamente, non diciamoci le frasi che piacciono, cioè, sarà portabile anche dopo o comunque... Appena passata questa fase, il web rimarrà per guardare le mail, ma sarà necessario costantemente girare come matti per il paese. Siete fatti già qualche idea su questo? Ci state ancora pensando? Io ci ho pensato. Ma da una parte ci stiamo pensando, Ma perché chiaramente. ci stavamo pensando da prima, in realtà. Perché ci stavamo pensando da prima? Perché ci rendevamo conto che una parte del lavoro stava diventando sempre meno sostenibile, una parte del nostro lavoro. Quindi meno sostenibile da diversi punti di vista, cioè viaggiare molto è molto bello, fa parte del nostro lavoro, ma probabilmente all'ambiente non fa molto bene, a meno che tu non riesca a viaggiare in treno, in bici, a piedi, però non sempre è possibile. Noi abbiamo preso tanti aerei. È poco sostenibile anche ad un certo punto a livello energetico, perché come dicevi tu prima, se sei sempre in giro e occupi tutto il tuo spazio e tempo viaggiando, oltre che lavorando, tutto il resto, quindi vita privata, figli, compagni, passioni, no? Lo devi mettere sempre in secondo piano. E qui torniamo alla crisi di adesso che ci sta dicendo: attenzione, forse in primo piano dovete cominciare a mettere altro, a riprendere altro. Quindi in realtà erano domande che ci stavano già frullando da un po', cioè come probabilmente questa situazione sta semplicemente accelerando questo processo di chiedersi fino a che punto il nostro lavoro è sostenibile e come vogliamo renderlo più sostenibile, continuando a fare quello che facciamo, quindi a lavorare con i gruppi, non solo via web, non solo facilitandoli attraverso gli strumenti digitali, no? Anche se questa cosa ci sta permettendo, noi stiamo andando completamente fuori dalla nostra zona di comfort facendo questa cosa, cioè facilitando gruppi non di persona. Ok, ma attraverso gli strumenti digitali. È assolutamente totalmente fuori dalla nostra zona di comfort, tanto che prima di adesso molti ce l'avevano offerto. Dai, proviamo a fare, facciamo formazione online, facilitiamo online, e noi abbiamo sempre detto no, non è possibile, no? Quindi anche questa cosa ci sta insegnando che non è vero che non era possibile. Anzi, probabilmente il passaggio successivo sarà capire qual è l'equilibrio fra le due cose. Qual è il giusto equilibrio? Ancora non lo sappiamo. Quando torneremo fuori nel mondo, probabilmente arriverà anche questa domanda. Tu mai volevi aggiungere qualcosa, se no vi faccio l'ultima domanda? Vai, non ho molto, Okay. sono Perché assolutamente il nostro d'accordo tempo con Ilaria. sta andando Sì, verso la fine è e volato. è volato, esatto, sì. E come sapete, appunto, questo format si chiama Matrix dentro di noi. Vabbè, ovviamente molti hanno visto il film Matrix che ci racconta di un mondo in cui delle macchine
hanno preso il sopravvento e noi viviamo una realtà finta, in qualche modo sognata e imposta da queste macchine. L'impressione che mi sono fatto in questi anni è stata che non sia quello il vero problema, non sia neanche quello di Truman Show, appunto, non c'è qualcuno là fuori che sta creando una realtà finta per noi, ma che quelle, le macchine o il qualcuno, la produzione di Truman Show siamo noi stessi, no? Cioè che ci autocostruiamo delle gabbie, questa famosa appunto Matrix, ci convinciamo che la realtà è in un certo modo, ovviamente cresciamo tra cultura, televisione, famiglie, con una percezione della realtà, ma poi continuiamo a vivere convinti e quindi agiamo di conseguenza. Ora, questa domanda è una domanda appunto che va un po' fuori dallo schema, ma tanto appunto il vostro percorso sicuramente vi porta costantemente a interrogarvi su questo. Secondo voi qual è la vostra Matrix che dovete sconfiggere, diciamo? Qual è il, se c'è dentro di voi un qualcosa, quindi che non dipende da degli esterni cattivi, ma da abitudini, consuetudini, percorsi neurali ormai ripetitivi, cioè ci potete dare un consiglio, no? Cioè, avete trovato una Matrix che secondo voi va affrontata? Tu dici a livello personale? A livello personale, perché la mia ipotesi è che sia dentro di noi il blocco, cioè che non dipenda da fuori, ma che derivi da dentro. No? Quindi se sì, secondo voi quale può essere la Matrix da sconfiggere, o con la facilitazione o senza, adesso al di là di questa? C'è un meccanismo, qualcosa che avete identificato, che dite, cavolo, questo è un tema su cui lavorare veramente per essere liberi? Domandona gigante. Noi, parlo per me in questo, ma penso che Ilaria condivida. Noi portiamo sempre un approccio sistemico, che significa, in questo caso, il dentro e il fuori non sono separati. Quindi tu ci stai ponendo una domanda che è polarizzata, dove il dentro e il fuori sono due cose separate. Io sono profondamente convinta che non sia così, cioè che il dentro e il fuori siano lo specchio l'una dell'altra. Però è molto più difficile lavorare sul sistema su cui siamo, cioè non è che è più difficile, quotidianamente tanti di noi lavorano per migliorare la scuola, il sistema pubblico, la sanità, i team in cui lavoriamo. Parallelamente c'è da fare un lavoro interiore personale e quindi consapevole che se io affronto i miei matrix a livello personale, questo avrà un impatto sulle persone che mi circondano, sul mio ambiente di lavoro e in generale nella comunità in cui vivo. Quindi io costantemente mi interrogo su quali sono, cioè per me un punto chiave è questo, quali sono i miei, cioè come Melania, quali sono i miei matrix, quali sono i limiti che io ho dentro di me, cos'è che penso di non poter essere, di non poter fare, e lì andare a craniate, a lavorare, cioè proprio anche con leggerezza, però andare sempre a scoprire, no? Scoprire di poter cambiare. Sì, aggiungo il mio matrix personale. Allora, io credo che il mio matrix, e penso che appunto, siccome non è questa cosa del sistemico, non è mai quello che tu vivi, non è mai solo tuo, è parte del sistema che stai vivendo, no? Quindi c'è un continuo scambio, quindi parlo per me, ma penso di non essere l'unica in questo momento, anzi penso che sia uno specchio di quello che stiamo vivendo, è che, ed è uscito durante la nostra chiacchierata, è che il lavoro non è l'unico scopo della nostra vita. Questo è uno dei grandi matrix della nostra società. Poi forse per me che sono veneta ancora di più, perché io l'ho proprio ciucciato con latte. Ok, il lavoro non è più lo scopo assoluto, unico, il senso più profondo del mio essere. E questo cosa significa? Significa poi che quando io tornerò al lavoro dopo tutta sta roba, paradossalmente avrò bisogno di incontrare ancora più senso nel lavoro che faccio. Altrimenti me ne vado.
E io penso che sarà la grande sfida delle aziende e delle organizzazioni dopo questo coronavirus, di dare un senso ancora, di trovare un senso più profondo perché le persone rimangano lì e lavorino con loro. Perché se il mio senso non è più lavorare, io non sarò disposta a stare al lavoro a tutti i costi. Esatto. Ma sarò al lavoro solo se mi riempirà di senso, di felicità, di tante cose, di pienezza. E quindi la sfida degli imprenditori, di chi gestisce le organizzazioni, dei leader, sarà proprio quella. Sarà proprio di aprire al senso per tutti, non solo per una parte dell'organizzazione. Grazie, grazie davvero a tutte e due. Come sempre è stato bellissimo parlare con voi. Il senso, la ricerca del senso è un po' la chiave forse della nostra stessa esistenza. E su questo vi salutiamo. Ciao grazie. Ilaria, ciao Melania. Grazie a te e a tutti voi. E a presto, ci rincontreremo presto su questi schermi. Vediamo ora come si ferma. Eccolo qua. Ciao. Ciao, ciao Dario.